Una mattina Hog si sveglia per un forte svang. La sua finestra si è spalancata. Salta in piedi e guardando fuori grida «Santo cielo!» quando vede la grande quercia piegarsi avanti e indietro. «Sì», gli dice la mamma, «le foglie devono salutarci perché l'inverno è alle porte». Hog svelto si mette sciarpa, cappello e stivali perché anche lui vuole salutarle. Sbam! La porta sbatte dietro di lui e wash! Un'altra forte folata di vento lo fa rotolare giù per la collina. Rotola, rotola e rotola, proprio davanti alla casa del signor Badger, e poi si ferma. Di nuovo in piedi, vede qualcosa di straordinario. Due ragazzi in cima alla collina tengono corde con due strane forme che danzano sopra le loro teste. Che cosa possono essere? Pensa Hog. Qualsiasi cosa siano, sembra molto divertente. E si precipita sulla collina per dirlo a sua mamma. La sua mamma, una mamma saggia, come sono tutte le mamme, sa esattamente cosa ha visto. Un aquilone. E più tardi, seduta di fronte al camino, mostra ad Hog come costruirne uno. Wash! Hog è già fuori dalla porta. Corre verso la collina con il suo aquilone saldamente infilato sotto il braccio. Wash! Sulla cima Hog lancia il suo aquilone nell'aria. Di nuovo wash! Hog sale, sale, sale sempre più in alto con il suo aquilone. Wow! Sto volando! No! 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 Aiuto! Urla mentre un merlo passa in volo. Aiuto! Lascialo andare! Ti prenderò! Grida il merlo. Hog lascia andare e cade, sano e salvo, sul dorso del merlo. Tieniti forte! Ti porterò presto a casa! Dice. Hog è ora in salvo, a casa con la sua mamma. E più tardi, quella sera, mentre Hog è seduto sul suo sgabello, la mamma gli chiede: a proposito, Hog, dov'è il tuo aquilone? Beh, siccome è quasi inverno, ha voluto volare via, proprio come le foglie. Così ho pensato fosse il tempo di salutarlo.